Ciao a tutti, amici di Formula 1 in generale, si sono appena concluse, sono concluse le qualifiche del Gran Premio di Baku. Qualifiche con una pole position inaspettata, detta anche del monegasco di Charles Leclerc. Secondo, Sergio Perez. Terzo, Max Verstappen. Quarto, Carlos Sainz. Pole position inaspettata anche per me, perché nei ragazzi del gruppo, con i ragazzi del gruppo Telegram, alla quale vi rinnovo l'invito, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Non avevamo, io personalmente non avevo pronosticato una pole Ferrari, avevo pronosticato una pole Red Bull, salvo miracolo di Leclerc, e così è stato. Vi lascio in sovraimpressione per qualche secondo la telemetria del confronto tra il giro di Leclerc e quello di Perez, dove ho evidenziato alcuni punti nel throttle, nell'acceleratore, nella farfalla del gas, dove Leclerc riesce a fare qualche suo magheggio, i suoi magheggi, no? Dovuti al suo talento e soprattutto al suo stile di guida adattato a questa monoposto. Monoposto che sul giro secco attualmente si sta rivelando mostruosa, fortissima, e attualmente è la migliore, cioè la monoposto con più pole position. Ne ha fatte, non vorrei dire delle corbellerie così, senza guardare, 6 su 8. Ne ha fatte 6 su 8. Perché Jeddah, Perez, Imola, Verstappen. Se un'autovettura ti fa 6 pole position su 8, sicuramente dal punto di vista tecnico è messa bene. Voglio farvi attenzionare una cosa, ho visto dei gap particolarmente interessanti, perché se scendete sotto alla quinta posizione trovate Russell. Russell sta a 1 secondo e 3 da Leclerc. Dalla quinta posizione alla decima si arriva a 1 secondo e 8 da Leclerc. In una pista così è un'eternità. Però tra la mezzeria ballano 5 decimi. Quindi la mezzeria, come giro secco, a prestazione è abbastanza vicina. Ecco. La Mercedes Zero Pods, così come è stata ribattezzata, a detta di Toto Wolff, è un'autovettura difficile da capire, con un potenziale inespresso e che ancora non l'hanno abbandonata. Non l'hanno abbandonata. È una vettura che ha sofferto molto il porpoising e tra l'altro Giorgio Piola ha invocato il ritorno dell'inerter, uno strumento che sicuramente avrebbe aiutato tutti, però dubito che venga introdotto quest'anno, visto e considerato che vanificherebbe il vantaggio tecnico Red Bull, che non ha appunto porpoising grazie al loro fondo che è un'opera d'arte. Vi lascio qui sotto in descrizione il link dove i ragazzi di Formula 1 in generale hanno fatto un articolo che mette a paragone il fondo Ferrari col fondo della Red Bull. Ve lo consiglio, è una chicca, veramente ragazzi bravissimi, hanno fatto un articolo eccezionale, veramente, veramente molto bravi. Ve lo consiglio, vi consiglio questa lettura in maniera proprio spassionata. E quindi questo, torna prepotentemente il porpoising, specialmente anche sulle Mercedes, ma anche sulle Ferrari, un po' ne hanno sofferto. Diciamo che chi più chi meno ne soffre, è chiaro. Dicevo questo, una pole position inaspettata su una pista imprevedibile, su una gara che quasi sicuramente sarà imprevedibile. Non mi permetto minimamente di fare un pronostico, perché non è impossibile fare un pronostico con una gara del genere. Abbiamo visto tutti ciò che è successo l'anno scorso, no? Ecco, era imprevedibile. Quindi, signori, io non vi auguro un buon weekend, una buona gara e speriamo che sia divertente, imprevedibile e che sia bella e corretta nei duelli, perché probabilmente vedremo un duello Leclerc-Verstappen, sperando che sia qualcosa di pulito come ci hanno abituato loro. Io vi saluto, grazie per l'attenzione e al prossimo video.